Al telefono con Gabriele Paolini, che salutiamo ancora. Ciao Gabriele. Dunque, oggi è appunto sabato 13 aprile e c'è stato 2 giorni fa, giusto Gabriele, a Milano la presentazione del secondo film ufficiale, I soliti noti, di Sara Tommasi. L'ho visto in edicola stamattina al prezzo, mi sembra, di 19,90, e ci sei anche tu nella copertina. Vogliamo raccontare la storia di questo film e del terzo o secondo che tu mi stavi spiegando, che è stato sequestrato dalla polizia postale sotto denuncia. Parliamo, ecco Paolini. Facciamo un po' di chiarezza perché sennò poi magari la gente può trarre delle conclusioni errate. Allora, il film I soliti noti, che tra l'altro lo stesso Paolo in esclusiva mi ha dato la gioia di sapere che è già in edicola, io ancora non sono uscito, me la sono presa di pausa questo sabato e non sapevo che era già distribuito, è già in distribuzione. Sì. È una compilation, chiamiamola così, una compilation, un DVD, una compilation che all'interno della quale ci sono diverse scene inedite, una della Tommasi, una mia, una di Luca Tassinari, ex Pupe Secchione, e un'altra di Nicolini. Questo film l'hanno presentato veramente come l'evento dell'anno, perché è stato distribuito veramente, non so se in una cosa come 50.000 copie in tutta Italia, non ho ben capito quante copie nelle edicole, nei sexy shop. Non è quello che era e che è in oggetto in causa dell'avvocato Alfonso Luigi Marra e della mamma di Sara Cinzia Tommasi, che hanno denunciato insieme alla stessa Sara Tommasi, che poi successivamente ha ritirato la denuncia, ma essendoci purtroppo anche la somministrazione di droga e alcol ad una donna, quindi sono dei reati ben gravi. Anche se la Tommasi ha ritirato la denuncia, va avanti l'ufficio. Quindi la Procura di Salerno sta indagando e la Polizia Postale di Roma, nei mesi scorsi, ha prelevato dagli uffici, purtroppo, della FM Video, che è la casa di distribuzione dei film, tutto il materiale che sarebbe stato realmente il secondo film inedito di Sara Tommasi. Quindi I soliti noti è una compilation dove all'interno ci sono delle immagini inedite, diciamo, tra anche, credo, ritengo, anche backstage del primo film della Benissimo. Tommasi. Quello che è stato presentato, invece, tanto per concludere la Sì. chiarezza, l'altro ieri, è il terzo film vero, perché dura oltre un'ora e mezza, che la Tommasi ha realizzato con Nando Colelli, ex partecipante del Grande Fratello. Quindi in totale la Tommasi ha fatto tre film, Quindi questo uno terzo che si film, intitola che Di Salute, titolo ha, che diciamo, dura per un'ora. fare chiarezza? Il secondo, che è stato ufficialmente prelevato dalla Polizia Postale di Roma e che non uscirà al momento perché comunque c'è un processo che deve iniziare, il terzo di Nando Colelli, che uscirà da qui a qualche mese. E quindi quello che noi chiamiamo il secondo attualmente enigma dei soliti noti non è altro che una compilation dove ci sono appunto questi personaggi che ti ho citato. Benissimo.